Salve a tutti ragazzi, qui è Chan che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi è l'8 gennaio. Come annunciato, la Pokémon Company, possiamo dire, sì, ha fatto un annuncio importantissimo. Intanto mi arriva un messaggio su Skype, perfetto. Ha fatto il cosiddetto annuncio importantissimo. Una nuova era Pokémon avrà inizio in ottobre su Nintendo 3DS. Pokémon X e Pokémon Y. Ecco qui qual era la grande novità. Due giochi completamente per Nintendo 3DS con... ah, in pratica... ah, qualunque cosa clicchiamo ormai spunta... eh vabbè, certo. Una... nuovo gioco appunto Pokémon per... esclusivamente per 3DS. Tutto con dei nuovi Pokémon. Una nuova generazione, ragazzi, la sesta. Ebbene sì, siamo arrivati alla sesta. Grandissima cosa. Io in questo video vi parlerò un po' dei primi Pokémon che sono stati svelati, ovvero i due leggendari principali dovrebbero essere. I tre starter, scusate. Direi di cominciare subito. Intanto, vabbè, vi faccio vedere un poco il gioco. Cioè, vabbè, vi faccio vedere il... no, aspettate. No, lo starter e il coso ve lo faccio vedere dopo. Allora, qua possiamo aprire e possiamo vedere il trailer. Preparati a incontrare Pokémon mai visti prima in una rivoluzionaria avventura 3D che uscirà contemporaneamente in tutto il mondo. Ah, quindi anche una nuova cosa buona di questi nuovi giochi. In ottobre, intanto, da chi mi chiama. One moment, aspettate. Tipo Petre. Ok, aspettate un attimo. Ok, avventura 3D. Quindi uscirà contemporaneamente in tutto il mondo in ottobre. Pokémon X e Pokémon Y aprono la strada a una nuova generazione di Pokémon per una fantastica avventura in 3D mozzafiato. Allora, qua ci sono le prime immagini, diciamo, del gioco in 3D. Questo sembra una Tour Eiffel in pratica. Questo piccolo luogo. Qua sembra che cos'è, la reggia di Versailles, no? Non so, questo, i marziani. Ci sarà il Pokémon alieno, me lo sento. Gioco ancora in fase di sviluppo, appunto. Torna a trovarci per non perdere gli emozionanti aggiornamenti su Pokémon X e Pokémon Y. Perfetto, allora, vabbè, io direi di farvelo vedere il trailer. Ve lo farò vedere alla fine, basta, ho deciso. Allora, quindi Pokémon X e Pokémon Y. Molto probabilmente, faranno ovviamente anche una nuova serie di carte di Pokémon X e Y. X, allora, questa X dovrebbe stare per il primo leggendario, quindi penso che si chiamerà con la X, e questo per il secondo Y. Bene, adesso vi farò vedere i tre starter. Non so perché, ma dico sempre due starter, vabbè. E i due leggendari principali, uno di Pokémon X e uno di Pokémon Y. Allora, sono su... come si chiama? Pokébeach. È questo. Ah, qui dicono anche Oh, called it base. Ah, quindi pensano che uscirà anche un Pokémon Z. Guardate qui. Ah, lol. Non penso. Tipo, vabbè, si vedrà. Penso che di no, però. Vabbè, ancora è troppo presto per... Comunque, vi parlo subito dei tre starter. Primo starter di tipo Grasserba, Chespin, che a mio parere è il migliore. Non lo so, mi piace tantissimo, ragazzi. Sembra una ghianda, diciamo, con questo cappellino qua. Molto carino, mi piace un sacco. Chespin, Marisonica, Maro, è giapponese. Molto bello, di tipo appunto, l'ho già detto. Qua è tratto dal trailer, questo coso qui. Con appunto lui. Come potete vedere, la grafica è mozzafiato 3D, appunto. Sì, levati, bravo. Qua ce n'è un'altra mentre usa Energisfera, dovrebbe essere. Non lo so. Comunque, come potete vedere, adesso le mosse si vedranno proprio così. Non sarà in 2D, quindi spettacolare. Veramente la grafica si sta
sviluppando in una maniera impressionante, anche se chi non ha un 3DS ha un DS normale ci va un po' fregato, perché sarà compatibile solo con il 3DS, penso. Poi passiamo al secondo starter. Allora, questo starter è carino, cioè sì, è bellino, non quanto Chespin, Chespin è quello che amo di più, ma è carino. Però mi sembra un po' un incrocio tra un Vulpix e un Lillipup, non so, ho avuto questa prima impressione, l'ho visto e ho detto un Vulpix? Sì, perché il colore è pure quello, il colore è di Ninetales praticamente, qua il rosso fuoco di Vulpix. Poi ci sono alcune immagini, sempre questa, che quando diciamo la presentazione, questa mentre usa lanciafiamme, penso, molto probabilmente. Passiamo al terzo starter. Allora, io voglio dire una cosa, è carino, però è una rana, ragazzi, mi sembra Seismitoad Junior, è una copia. Come potete sapere, io Seismitoad lo odio, quindi mi fa un pochettino di antipatia, mi dispiace per te, Froggy. Però non lo so, non mi attira tanto questa ranetta. Boh, poi sarà pure perché sono rimasto traumatizzato da Seismitoad. Queste cose qua, vabbè, Froggy, Grenus, Froxy è giapponese. Questo è mentre, però dai, sembra carino, diciamo. Ce l'avrò sempre con te, mi dispiace. Questo è mentre, questo è pistolacqua. Passiamo ai leggendari. Questo dovrebbe essere per Pokémon Y. Questo sembra un Mandibuzz. Sul serio? Non so perché, ma quando l'ho visto ho detto un Mandibuzz. Sembra un Mandibuzz, scusate. Vabbè, però è un bel po' diverso. Infatti qua ci danno una nuova immagine per specificarlo meglio. Cioè, ha questo coda pacodone. Penso che sia di tipo drago e qualcos'altro, forse. Dovrebbe essere un drago, un draghetto. Boh. Aspettate intanto un attimo, ragazzi. Perfetto. Ma scusate perché sto caricando il trailer in italiano e no. Poi abbiamo questo qui, questo specie di cervo veramente fighissimo, che se è un Sousback con le alette di Sigilyph proprio incastonate. Avete presente quando fanno le pietre incastonate? Esatto, è lui, giuro. Infatti sono 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 4 all'altra parte. Ok, un Sigilyph messo sotto sopra con la base, la struttura di un Sousback, che ha cambiato verniciatura in pratica e gli sono allungate le zampe. Sì, allora questo secondo me è molto molto più figo di questo, però è pure carino. Però ovviamente da queste prime immagini non possiamo dire molto sui leggendari. Comunque sinceramente mi piace molto ma molto di più questo, il cervo, che è questa specie di Mandibuzz. Sinceramente, qua c'è il trailer. Che poi farò una cosa, ve lo allegherò in caso il trailer che sto caricando, così ve lo andate a vedere. È veramente veramente molto bello. La grafica è spettacolare. Lo potete vedere in 3D, bello, molto bello. Quindi potete anche visitare la pagina sul sito Pokémon. Sì. E vabbè, allora diciamo un po'. Cioè, molti dicono come dire molti dicono come dire che non sarà, è bruttissima, non sarà un gran successo, è bruttissima e cose varie. Allora ragazzi, sono i primi 5 Pokémon che hanno svelato. Sinceramente a me per ora non mi attira tanto questa sesta generazione. La sesta, ragazzi. Non mi attira. A parte Chespin, che è veramente pucciosissimo. Sarai l'erede di Jigglypuff e Charmander. Amico mio, Igamaru. Amico mio. Come, lasciamo Chespin da parte. Cespino. Cespuglio.
Vabbè, adesso ovviamente c'è Frock, 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 la rana, Frock, Frock, questo Fennekin. Fennekin! Chespin, 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 vabbè, così. Perché l'ho detto, vabbè. Ok, vi stavo dicendo appunto. Non possiamo dire tanto di questa sesta generazione. Perché sono i primi 5 Pokémon svelati, non sono poi tanto svelati bene. Cioè abbiamo visto solo delle prime immagini, delle prime esclusive. Poi bisogna vedere pure come statistiche, come sono, cioè come mosse. Quindi non possiamo proprio, cioè non facciamo di tutta l'erba un fascio, ecco, sono i primi 5 Pokémon, ce ne saranno almeno più di 100, penso. Quindi aspettiamo prima di giudicarla questa sesta generazione. Cioè, come vi ho già detto, non mi attira tanto a me, però cioè, vedo già gente che dice che è schifo, la sesta generazione, che schifo, che Pokémon orribili, che Pokémon orrendi. No, ragazzi, no. Prima vediamo tutti. E non solo l'aspetto. Vediamo anche come sono combinati, come statistiche, mosse e cose varie. Le evoluzioni soprattutto. Cioè, io ho visto, in molti hanno criticato tantissimo gli starter. Cioè, magari possono essere brutti, però bisogna anche vedere l'evoluzione, ragazzi. Come vi ho già detto, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Quindi io con questo breve spezzone di video, appunto, ho detto la mia sulla sesta generazione per ora. Vi ho detto un po' come la penso io. E vi ho fatto pure un po' vedere. Oltre al trailer che si è caricato. Sì. Perfetto. E questo è altro. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel pollicione in su per Chespin, fatelo per lui. Veramente questa è una perla della sesta generazione, mi piace tantissimo il suo sorriso. Guardate che bello, va allegro, felice. Mentre lui no, e lui nemmeno. Non sì, lui è un po' più. Ai, che bello, lui. No, Chespin, sei bellissimo, Chespin, Chespin, bellissimo. Quindi ok ragazzi, mettete mi piace per Chespin, vi prego. Questo è tutto, alla prossima da Ciao. Ciao ragazzi, e mi raccomando, non valutate adesso la sesta generazione. Ciao ciao.